Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, benvenuti a questo nostro incontro di preghiera in questo giorno, ecco, dedicato a nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e allo stesso San Pio da Pietrelcina tutte le intenzioni di preghiera per cui vogliamo, ecco, pregare, sempre in comunione spirituale con tutti coloro che si uniscono spiritualmente a noi attraverso Tele Radio Padre Pio, anche internet in ogni parte del mondo. Preghiamo per gli ammalati, sofferenti nel corpo e nello spirito. In particolare vogliamo pregare per una bambina di nome Anna, che deve essere operata di tumore a 8 anni, molto piccola, e ha già tante sofferenze alle spalle. Preghiamo anche per un giovane, Francesco di Bologna, ecco, che è in coma dopo un incidente, ecco, stradale. Chiediamo al Signore la grazia della sua pronta guarigione, e tutti gli altri ammalati, bambini o adulti che ci sono stati affidati. Preghiamo anche per gli anziani, le persone sole, abbandonate, per i carcerati, per le persone in cerca di un lavoro, le famiglie in difficoltà, tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere e i nostri benefattori. Preghiamo per il Santo Padre, per i Vescovi e per tutta la Chiesa, per la nuova evangelizzazione e per l'unità di tutti i cristiani. Preghiamo per la pronta glorificazione del Beato Giovanni Paolo II, a noi tanto caro. Preghiamo per la Casa Sollievo della Sofferenza, opera di Padre Pio, e per i gruppi di preghiera sparsi in tutto il mondo. Preghiamo ancora per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti e dei religiosi, per i missionari e le missioni, per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a Dio. Preghiamo per la pace e la giustizia nel mondo intero. Preghiamo per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo. Preghiamo per tutte quelle famiglie che desiderano avere il dono di un figlio, perché il Signore, per intercessione di Padre Pio e della Madonna, conceda loro questa grazia. Preghiamo ancora per gli agonizzanti, per i nostri cari defunti e ovviamente anche per le nostre intenzioni particolari e quelle di tutti i pellegrini che visitano il nostro santuario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, San Pio da Pietrelcina. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco, io ve l'ho detto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, San Pio da Pietrelcina. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. E i discepoli, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, San Pio da Pietrelcina. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli congregati nel Cenacolo in preghiera. Giunto il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, San Pio da Pietrelcina. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Santissima in corpo ed anima al cielo. In quel tempo Gesù pregava dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, San Pio da Pietrelcina. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra, nella gloria degli angeli e dei santi. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, San Pio da Pietrelcina. Salve Regina, Mater Misericordie, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste Dio, Figlio Redentore del mondo Dio, Spirito Santo Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Divina Grazia, Madre della Chiesa, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Inviolata, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di venerazione, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della giustizia, Sede della sapienza, Causa della nostra letizia, Dimora dello Spirito Santo, Vaso degno di onore, Modello di vera pietà, Rosa mistica, Torre di Davide, Torre di Avorio, Tempio d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina dell'Ordine Serafico, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla Beata Vergine orante con gli Apostoli nel Cenacolo, fa che perseveriamo unanimi in preghiera col Maria nostra Madre, per portare al mondo con la forza dello Spirito il lieto annunzio della salvezza, per Cristo nostro Signore. Preghiamo ora secondo l'intenzione del Santo Padre per lucrare le sante indulgenze. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria, risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sorto sia la nostra forza. Andate in pace. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, e il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, andrò a vederla un dì. Buona e santa notte a tutti.